Ben ritrovato da Michela Crivellaro. Parliamo di emozioni. Le emozioni sono frequenze di risonanza che attraverso le nostre funzioni biochimiche vengono messe in movimento e ovviamente provengono da uno stimolo esterno, qualcosa che fa accadere, fa risentire una memoria che già conosciamo, ma che probabilmente non è ancora stata processata, compiuta e liberata. E attraverso degli eventi, questo tipo di ricordo emozionale torna in auge. Che cosa fare? Innanzitutto è normale nella vita attraversare momenti o fasi di contrazione in cui percepiamo un certo tipo di dolore. Può essere un qualcosa che risuona nell'ambito della nostra esperienza individuale, ma possono essere anche memorie di cui ci facciamo carico e di natura transgenerazionale, ovvero che sono in relazione alla nostra famiglia e alla nostra storia genetica. Quando noi sentiamo la sofferenza, spesso è perché rifiutiamo, cerchiamo di fare strategie di compensazione o evitiamo di ascoltare e di percepire un certo tipo di dolore e dunque di emozione. Quindi il primo elemento nella gestione emozionale è permettere che questo stato si possa manifestare e dunque permetto che tu ci sia. E magari mi chiedo come mi fa sentire questo vissuto, così da percepire quella sensazione e poterle dare ascolto. Il secondo punto è sicuramente la disidentificazione. Tu non sei quel vissuto, non sei quell'emozione. Sei consapevolezza che osserva ciò che sta accadendo e quindi prendi le distanze da quel movimento naturale che ha bisogno di essere espresso e ascoltato, ma non ti identificare con quel vissuto. Tu non sei questo, sei la spaziosità che guarda. Il terzo elemento fondamentale per la gestione e la trasmutazione delle emozioni è aprire il tuo cuore. Portare la mente al cuore significa focalizzare la nostra sensazione, la nostra percezione in un amore più grande. E dunque è il cuore il nostro grande trasmutatore. Permettersi dunque di accogliere intimamente la sensazione di portarla al cuore, aprendo quella vastità e quel permettersi di sentirla, fa sì che l'emozione stessa si possa dissolvere. Tutto quello a cui resistiamo si potenzia, ma tutto quello a cui ci apriamo si dissolve. E dunque ti auguro di essere coraggioso abbastanza e anche di portar fuori quell'eroe in te che permetta questa dissoluzione graduale di stati e contratti per far sì che nuove emozioni superiori si possano presentare: compassione, gentilezza, pace e naturalmente tanta libertà. In bocca al lupo.